Quindi 3, 2, 1. Ho un serpente nello stivale. Incredibile, no, ma sta cosa è mondiale. Viaggio in diretta. È incredibile. Cioè. Se Mike parlasse in questo momento, no? Tipo, cosa direbbe della televisione? È fatta un po' male, o quantomeno ogni tanto, no? C'è poco da stare allegri, possiamo dire così. Io faccio un po' schifo, certo, davanti a lei, insomma, sono un pazzo a fare questa imitazione, però io ci provo, capito? A proposito di presunzione. Io vedo che ti diverti a fare la mia voce, ti vuoi divertire e quindi continua anche così. Può darsi che chissà che cosa succede se vai avanti a fare la mia imitazione. Lo sai che è vero quello che hai detto, la televisione è cambiata, non è più come prima e allora bisogna far ritornare certe regole. Ogni giorno intorno a me vedo gente seduta in modo normale. La mia panca è differente. E grazie alla mia panca, da oggi posso anche decidere se rimanere seduto oppure no. Io mi sbilancio un po'. Mogol, Battisti, Formula 3, il triumvirato della musica italiana. Possiamo sì. titolare così? Beh, ti ringrazio di questo triumvirato. Senza dubbio, fra 40 anni non si sentiranno i pezzi di oggi. Mentre oggi si sentono i pezzi di 40 anni fa. Questa sera presentiamo e parliamo di iBlog Volume 2, che è una sorta di viaggio all'interno di alcune esperienze, alcune tematiche che hanno toccato e che lo stesso autore appunto ha vissuto negli ultimi anni, in maniera tale appunto da trasferirle così sul libro e in carta ed ossa. E questo insomma è stato fatto con una capacità incredibile di saper raccontare, descrivere, colpire, dipingere quasi, azzarderei, una serie di tematiche, ma soprattutto anche di posti, di luoghi e anche di personaggi. Amici degli spettatori, mi dicono che Francesco sia un bravo intrattenitore, si vede dallo sguardo, vigile, prestante, con la scintilla. Ci dicono che la diretta è finita da 27 minuti e quindi salutiamo tutti. Grazie, scossa! Ah! Ragazzi, arrivederci. Ciao.